un progetto di riqualificazione complessiva e di ampliamento che riguarderà circa 135.000 metri quadrati dell'area industriale. Via libera del Consiglio Comunale di Capanno rialpiano degli insediamenti produttivi del PIP di Carraia. Un'opera che è stata richiesta dagli stessi operatori economici e che darà l'opportunità alle aziende esistenti, secondo le previsioni della Giunta, di qui a 10 anni, di potersi ampliare a quelle collocate in zone incongrue per la commistione con gli insediamenti residenziali, di spostarsi e trovare adeguate infrastrutture. È in previsione un bando per le assegnazioni delle nuove aree alle aziende che ne faranno richiesta, tenendo conto che una quota non inferiore al 50% di quelle produttive sarà destinata alla ricollocazione di attività incongrue con la residenza, per inadeguatezza degli spazi, per difficoltà di accessibilità e per contrasto ambientale. All'interno del bando saranno precisati i criteri con cui verranno assegnate le aree edificabili alle aziende che ne faranno richiesta, dopo un confronto con le associazioni di categoria. In tale contesto sono stati inoltre approvati interventi riguardanti la viabilità per renderla a servizio dei nuovi lotti previsti. Sarà così data precedenza alla realizzazione del tratto stradale che dalla rotonda prevista sulla Sarzanese Valdera andrà ad interessare l'accesso alle attività produttive esistenti a sud di questo collegamento, tratto che si ricongiungerà con via Tazio Nuvolari, creando una sorta di anello. Obiettivo: un'area industriale al centro della Piana di Lucca, completamente rinnovata e moderna, vicina a infrastrutture importanti come il casello autostradale del Frizzone e il nuovo scalo merci, in grado di esercitare funzioni attrattive non solo nell'immediato, ma anche nei prossimi anni per le imprese.